che mi ricordo della mia infanzia sono sicuramente i film di Walt Disney, sono i primi che ho seguito, andavo al cinema a vedere quelli, Biancaneve, piuttosto che La Bella Addormentata, che sono, è un cinema diverso però. E poi ho visto, da piccolissimo, ho visto il primo film che veramente poi mi ha impressionato anche per moltissimo tempo, infatti lo ricordo ancora oggi, era l'uomo, non mi ricordo come si... Non mi ricordo il titolo, era un uomo che prendeva delle strane luci e diventava sempre più piccolo, più piccolo, più piccolo, fino a diventare un atomo. Per cui il suo percorso in cui diventava sempre più piccolo era agghiacciante, anche perché la sua fidanzata cresceva e lo guardava con uno sguardo inquisitorio, perché non capiva come mai questo uomo diventava più piccolo. Poi lo mettevano a casa alle bambole, c'era il gatto che se lo voleva mangiare, poi una lotta con un ragno, insomma, un film che mi ha molto impressionato. Io ho cominciato a lavorare giovanissima, per cui sono entrata in questo ambiente e ho cominciato a seguire il cinema praticamente da quando avevo 14 anni. Io ho cominciato a lavorare in cinema per caso, non avevo assolutamente deciso di fare l'attrice, avevo altri ideali, poi è stata una casualità. Damiani cercava una giovane ragazza, ha visto mia sorella, io l'ho accompagnata e alla fine il film l'ho fatto io. Adesso ci sei di mezzo tu, quello che dico lo dico per il tuo bene. Devo anche dire che sono stata fortunata, perché nei primi anni della mia carriera io ho lavorato con dei grossissimi registi. Forse ce l'ho più oggi le voglie, anche perché impari, incominci ad scegliere certe cose o comunque anche per un'elaborazione di carriera vuoi sposare il tuo nome a certi registi. Io non mi sono mai rifatta a nessuno, anche se ammiro moltissimo molti attori e attrici, credo che sia impossibile rifarsi a qualcuno. Uno può apprendere guardando la recitazione degli altri, perché è comunque una scuola. Però sono tecniche che apprendi, perché poi in realtà ogni attore recita con il cuore, con l'anima, per cui sono emozioni. Il fatto di essere stata invitata a Napoli al Film Festival, voglio dire, ogni volta che vengo invitata a un festival di cinema io lo prendo sempre in considerazione, perché comunque è il mio lavoro, è il mio ambiente e ogni festival ha comunque come base la passione, l'amore, la cultura del cinema. Per cui un attore in qualche modo deve seguire, se può, deve esserci, deve contribuire. E in questo caso specifico io ho varie cose per cui sono qua, anche perché oltre al Film Festival di Napoli, oltre a Napoli c'è proprio un affetto personale con le persone che sono qua intorno, che si occupano di cinema insieme a me, per cui per me è solo una grande gioia, un divertimento e un piacere, spero. Non è che il cinema italiano viene considerato brutto all'estero, io su questo non sono d'accordo, credo che... Il cinema italiano ha vissuto dei fasti che oggi ha meno. L'Italia non è, a livello cinematografico oggi, a parte Bertolucci, Tornatore, ma prima forse erano tanti registi che portavano un grosso cinema. Oggi il nostro cinema è un pochino più piccolo, fa ancora fatica a tornare quello che è stato un grande cinema, però questo non vuol dire che il nostro cinema oggi non è buono o non è bello.